Fin da bambina amava recitare. Oggi è un'attrice affermata e apprezzata sia in TV che al cinema, dove ha lavorato con registi del calibro di Gabriele Muccino e Paolo Genovese. Ma non è tutto, perché da qualche tempo ha trasformato una sua passione in qualcosa di più, diventando un'esperta sommelier. Però vi sto raccontando troppo, ragazzi. Iniziamo! Eccomi! Ciao, Franci! Ciao! Che bello metti qua! Grazie mille dell'ospitalità, la cucina è meravigliosa, quindi grazie, sarà un teatro grazie, stupendo grazie. Per questa ricetta che non vedo l'ora di assaggiare. Spero che sia un palcoscenico degno di te, perché... Senti, ma invece io sono curiosissima, che cosa mangeremo oggi? Sì, guarda, cosa qua sembra un mercato, ti ho preparato. Degli involtini di pesce spada, ripieni di pesce, poi ti dirò di cosa, con tanti sapori dentro. Tu sei più per occuparti del calamaro o del gambero? Ecco, allora, diciamo, per evitare di fare danni, io direi che la cosa più complicata la fai tu e io mi occupo del calamaro. Va bene, allora okay. Ti procuro gli attrezzi del mestiere. L'ansia della prestazione. Tieni. Ok. Uno a me, quindi io prendo la parte difficile okay. E quella facile. Allora, aspettiamo bene, non vorrei rovinarti il piatto, no. Okay. Dobbiamo semplicemente, questi li pulisco io e quelli li tagli a cubettini piccolini. Franci, ma tu lo sai che ogni ospite che viene qua nella mia cucina porta sempre un ingrediente che lo rappresenta, qualcosa che poi completerà il piatto. Sono curiosa di sapere cosa mi hai portato tu oggi. Lo so. Allora Fede, io ti ho portato ovviamente un ingrediente speciale, una bottiglia di vino. Che ho pensato che potesse secondo me essere proprio perfetta come abbinamento con questo piatto e soprattutto spero che ti piaccia perché è un vino un po' particolare. Non vedo l'ora di scoprirlo, adesso mi hai fatto incuriosire, eh? Così degusteremo il piatto insieme al tuo vino. Però io voglio chiederti com'è nata questa passione per i vini, che poi per i vini particolari, esatto. Ti sei proprio specializzata in un settore che sta prendendo molto piede, raccontaci un po'. Ma guarda, ovviamente il mio lavoro, la mia passione principale è sempre stata quella di fare l'attrice, fondamentalmente poi quella rimane la mia prima attività, però ho iniziato, come dire, a bere in maniera diversa da un certo momento in poi e a capire che c'erano dei vini che mi piacevano di più, che avevano dei colori diversi e mi rendevo conto che non riuscivo poi a ritrovarli perché non sapevo come mai mi piacessero, mi piacevano di più di altri e non sapevo perché. Ma in realtà c'è un mondo dietro ed è bellissimo, quindi mi sono iscritta a questo corso di sommelier, mi sono diplomata sommelier perché ho iniziato in sordina dicendo vabbè faccio solo il primo livello, poi mi ha appassionato talmente tanto che sono arrivata proprio alla fine e devo dire che mi ha aperto gli occhi, mi ha cambiato la vita. Ti ho portato, come dicevi prima, un vino un po' particolare perché poi mi sono appassionata ai vini naturali, che è anche qui un altro mondo all'interno del mondo dei vini. Beh, con me su tutto ciò che è naturale, sai che guarda le materie prime che ho preparato. Esatto. Fede, allora ti passo l'olio. Sì, perché è ora di cuocere. E come mi hai detto, uno spicchio d'aglio. Mettiamo un bel goccio d'olio. Io ho la mano un po' pesante con l'olio, sai, mi prendono tutti in giro. Ma più saporito è meglio è. Mettiamo l'aglio, lo schiacciamo leggermente per insaporire. Quella lo sai cos'è? Che cos'è? Farina di mandorle. Ma dai! Faremo un mix tra pan grattato e farina di mandorle. Mettiamo prima i calamari. Francia, te l'onore. Vado. Ora mettiamo i gamberi. Vedi, sai che cosa ho pensato? Che il mio ingrediente, che appunto abbiamo detto che è un vino, potrebbe stare bene proprio anche nel piatto. Per insaporire un po'. Lo vado a prendere. Vai, vai. Ta-da! Noi adesso avremo sia il vino da bere, ma il sentore sarà pure nel anche piatto. Nel Hai piatto. Avuto una bellissima esatto, idea. Esatto. A questo punto a te l'onore. Allora, intanto sì, volevo fare diciamo questa anticipazione, cioè che ha un tappo molto particolare, cioè non è il classico tappo con il sughero e spesso questo che si chiama tappo a vite viene considerato di seconda mano. In realtà sfatiamo questo mito, non è assolutamente così, anzi per i vini bianchi è consigliabile avere questa tipologia di tappo. Vedo che ha anche un colore particolare. Un colore particolare, non so se lo vedete ragazzi da lì, ma guardate che colore particolarissimo che ha e adesso Franci ti devi spiegare perché. Esatto, esatto. I vini naturali sono caratterizzati da un'assenza totale di alterazioni chimiche
sia in vigna che in cantina. Quindi fondamentalmente sì, è naturale, l'uomo accompagna l'uva diciamo nella sua trasformazione, ma senza essere invadente. Che dici, vogliamo utilizzarlo intanto? Vai! Questo colore così strano, da cosa dipende? Dal fatto che questi vini spesso non vengono filtrati. Perché tutte, come dire, le cosiddette fecce, i depositi, sono qualcosa che continua a dare struttura e sapore al vino anche durante l'affinamento in bottiglia, sia da un punto di vista proprio della salute oggettivamente, soprattutto per chi comunque è abituato a bere non tanto, un pochino, comunque il giorno dopo si sta da Dio, perché non ci sono ragazzi soffiti. Questa è una cosa importante, segnatela, mi raccomando, ricordatevela. Infatti sono diversi di bottiglia in bottiglia, perché non c'è niente di selezionato, capito? Quindi è una sorpresa ogni bottiglia. Esatto, quindi guarda, là ci sono due bicchieri. Te lo servo, iniziamo io ad assaggiarlo. Lo assaggerei perché mi ha fatto veramente incuriosire. Allora, facciamogli prendere un pochino d'aria. Lo si fa così, no? Esatto, brava. Questo è uno Chardonnay, tra l'altro ci troviamo in Lombardia, e poi c'è l'agrume, appunto, che ricorda un po' il limone. Andrà, esatto, il limone che sarà presente. Un protagonista importante in questo piatto, quindi secondo me hai fatto un abbinamento incredibile. Speriamo. Allora, ma lo vogliamo assaggiare? Sì. Ok, cin. Devi essere sincera, perché appunto ci vuole un po' di educazione al palato, perché assaggiare per la prima volta un vino così che ha fatto Mamma macerazione mia, è buonissimo. Sincera, Franci, te lo giuro, lo sai cosa mi piace? Che non è troppo alcolico. Cioè io sento altri sapori rispetto all'alcol. Che esatto, in realtà l'alcol c'è, ma però è preponderante tutto il resto. Allora Franci, adesso dobbiamo insaporire un po' il ripieno. Mi passi il pepe per favore? Certo. Una bella spolverata di pepe, un pizzico di sale. Ora ti do un compito. Okay. Queste sono olive di Gaeta, che io amo. Ragazzi, vi ricordate nella prima puntata? Fanno parte anche dell'antipasto, perché danno un sapore veramente particolare. Però bisogna togliere il nocciolo. Perfetto. Quindi ti do il coltello giusto per farlo e buon lavoro. Mi metto all'opera. Io nel mentre mi occupo dell'uvetta, che ho messo a bagno in acqua calda, così si è ammorbidita un po', e dei pinoli, che insieme all'uvetta stanno benissimo. Li andiamo a tagliare sottili sottili come fosse un pesto. Abbiamo capito che il mondo dei vini è una tua grande passione, ma il tuo lavoro principale è quello di attrice. Sì. E noi vogliamo sapere come è nato questo lavoro. Siamo troppo curiosi di sentire un po' di aneddoti di quando hai iniziato, delle prime volte. Raccontaci qualcosa di curioso che poche persone sanno. Allora, quello che ti posso raccontare è che io ho iniziato diciamo con una scuola molto importante, che è il Centro Sperimentale di Cinematografia, e il primo lavoro è uscito durante il secondo anno, quindi addirittura prima che io mi diplomassi, sono entrata in questa agenzia, e il primo provino che ho fatto è stato quello per il film di Muccino, e l'ho vinto, e ti giuro che ancora adesso non so come sia stato possibile, probabilmente l'incoscienza del principiante. Che ha interpretato anche un ruolo importante. Sì, quindi il tuo primo lavoro. Ti giuro, cioè io non avevo nessuna esperienza, stata su un set, quindi io mi ritrovo su un set con regia di Gabriele Muccino a fare le scene con Accorsi, poi di piccolino, fantastico. Poi che poi, per carità, a scuola ovviamente sì, un po' avevamo fatto, ma insomma è una cosa ben diversa, ecco. Capito? Tu vedo che stai... Io vado, stai lavorando, vado, sì. Lavorando, allora io intanto prendo queste olive che tu hai preparato, perché continuo con il mio pesto, perché facciamo, ragazzi, qua un mix di sapori che poi uniremo ai calamari e gamberi che sono in padella. Aggiungiamo l'origano. Fede, ma tu stai quindi lavorando a fuoco spento? Sì, ho spento prima, quando c'era ancora solo il pesce, perché poi questo dovrà passare 10 minuti in forno, quindi come cottura bassa, altrimenti viene stoppaccioso. Troppo secco. Però lo sto lavorando dentro la padella, così non perdo nessun tipo di sapore dell'olio, di cottura e tutto quanto, e del tuo vino, che ha una parte molto importante qua.
Allora, Francia, devo chiederti di andare nel mio orticello a prendermi la menta, perché questo piatto chiama la menta. Io nel mentre aggiungo la scorzetta di limone, che riprende anche il sapore del tuo vino, che abbiamo detto essere un po' agrumato, esatto. Tagliamo la menta piccolina piccolina, poco pangrattato. Vuoi la sorpresa finale o vuoi assaggiare? Oddio, non lo so. Dai, assaggio. Vai. Tieni. Grazie. Mamma mia, ragazzi, mi sa che vorreste essere nei miei panni. Buonissimo. Ha un saporino, mi cerco sa. Cerco di capire subito se è eccezionale, vai. Bene. Ci siamo. Secondo me ci siamo. Facciamo gli involtini, quindi. Vai. Devi oliare le fettine di pesce spada. Perfetto. Io intanto preparo pan grattato e farina di mandorle, ragazzi. Li mixo bene insieme per creare un'impanatura pazzesca. Guarda, mettila pure qua. Perfetto. Facciamo aderire bene bene l'impanatura. Francesca, prendi un cucchiaio? Sì. Puoi anche mettere il ripieno, eh? Guarda, me lo posizioni qua. Così va bene come quantità? Non deve essere troppo, sennò esplodono. Ok. Ricordiamoci di passare l'impanatura anche ai lati. Non c'è bisogno di stecchino, niente, perché li mettiamo direttamente nella teglia che andrà in forno. Ok, quindi sì, rimangono così. Ti faccio una domanda a bruciapelo. Oddio. Così devi essere concentrato un po' qua e un po' di là. Vai. Senti, dimmi due motivi per fare l'attrice e due motivi per non fare l'attrice. Ok, due motivi per fare l'attrice. Sicuramente perché è uno dei pochi lavori che ti permette di avere a che fare con le emozioni. Bello, nel senso bellissimo. Che proprio si crea un percorso emotivo e anche di crescita personale. Certo. Ed è bellissimo. E poi perché anche ti dà la possibilità di conoscere tantissime persone nuove, ma si crea un rapporto in pochissimo tempo strettissimo. Cioè legate molto in quel senso. Sì, certo. Cioè proprio diventa una famiglia. Passate tanto tempo insieme. Esatto, si passa tanto tempo insieme, ma si creano veramente dei legami molto profondi. E quindi rimanete nel tempo e poi legati. Sì. Un bellissimo aspetto. Non so, con Francesco Arca o con Giorgio Lupano, Fabio Troiano, ma anche Marco Bocci con cui ho lavorato su Q-Set. Veramente rimane un rapporto molto molto forte. Quindi che questo bello, diciamo è l'aspetto positivo. Adesso vogliamo sapere anche l'aspetto negativo. Perché comunque è un lavoro che è molto difficile, è molto irregolare e quindi un momento lavori, il momento dopo no, e che soprattutto si basa su qualcosa che è molto soggettivo. L'attore è soggetto alle mode, è soggetto proprio al gusto della persona che lo sceglie. Devi essere molto centrata, devi come dire avere altri punti saldi di riferimento, che può essere un'altra passione come per esempio appunto quella che io ho con vino, avere una vita privata. Hai bisogno di punti di riferimento saldi proprio perché purtroppo quello non lo è più di tanto, quindi devi col tempo impari a fare questo lavoro anche sotto questo aspetto. Adesso ti dirò un piccolo segreto: l'olio di oliva va messo intorno agli involtini. Un po' di pepe, origano, scorzetta di limone e adesso inforniamo per 10 minuti. Quindi è velocissimo. Se non chiacchierano come abbiamo fatto noi, questa è una ricetta che in 15-20 minuti è pronta. Quindi è perfetto. Vado. A che temperatura va? 180 gradi, ventilato. Ok. Sì, dici, noi ci facciamo un bicchierino. Dai. No, questo è mio, questo è tuo. Cin. Comunque, Francia, a proposito di emozioni, quel bel discorso che hai fatto prima che riguardava il cinema, però mi viene in mente anche il teatro, perché so che fa parte, no, della tua carriera, della tua storia. E raccontaci qualcosa del teatro, portaci un attimo in questo mondo
E soprattutto, cos'è che ti piace di più? Teatro o cinema? Come è una... dire, non so, vuoi più bene a quale dei tuoi due figli? Non si può scegliere. Non si può scegliere. Però indubbiamente c'è una grande differenza, che è la presenza del pubblico, che influenza tantissimo con la sua energia. Cioè tu proprio senti se è un pubblico che partecipa positivamente o no. Il momento veramente dell'applauso finale, c'è un'esplosione di emozioni. Quello che dicevi prima, l'adrenalina che hai. Pazzesco. Poi guarda, non ti dico l'ansia prima di entrare in scena. Cioè proprio stai... Ma sì, perché poi non c'è possibilità di fare uno stop, niente. Cioè tutto deve venire bene, per forza. Tutto deve venire bene, soprattutto se non viene bene devi saper improvvisare. Certo. E quindi ci deve essere un grande legame anche con gli altri attori. E quella cosa si crea con le prove, che sono molto più lunghe ovviamente. Ah, quindi okay. Anche quando si ha l'impressione, oddio, come ha fatto a imparare a memoria tutto quel testo, perché ci sono mesi o comunque settimane di prove prima. Una cosa particolare che ti è successa... mentre recitavi a teatro, mentre guarda, qualcosa è di successa, simpatico. No, questa cosa appunto, che io a un certo punto stavo dicendo una battuta e contemporaneamente stavo pensando che non mi ricordavo quella successiva. Quindi io parlavo con la testa che dicevo, oddio, cosa devo dire dopo, cosa devo dire dopo. E poi a un certo punto è successa questa magia per cui mi è venuta in mente grazie proprio alla memoria, che in qualche modo va automatica, anche poi, automatica. Ma tu lo senti? Io sento un odorino, sento, perché secondo sento. Me è ora di togliere dal forno i nostri involtini. Eccoli qua. Ma che profumo. Wow. L'ho rotto, no. Eccoli, guarda quanto sono belli. Li facciamo fermare un po' così. Io ho una sorpresa per te. Un'altra? Sì, perché un secondo piatto va accompagnato da un contorno. E so che il tuo contorno preferito sono i piselli. Li ho preparati con tanto amore. Grazie. Secondo me si sposano benissimo con il pesce spada. Anche secondo me. Fede, ma com'è nata questa tua passione per la cucina? Questa passione si può dire che nasce proprio con me, perché io sono cresciuta in una famiglia dove cucinare era una cosa normalissima, quindi negli anni ho osservato, ho appreso e cucinare tutti i giorni è una cosa che mi viene spontanea. Poi ho avuto la fortuna di incontrare il mio compagno che ama quanto me, forse anche di più, cucinare. Ci siamo e vi siete uniti, proprio esatto. Trovati. Ora ti svelo un altro segreto. Questo sughetto non può essere buttato, ma così sarebbe troppo pesante. Sì. Noi utilizziamo del succo di limone per alleggerirlo e poi lo rimetteremo sopra gli involtini per renderli ancora più morbidi. Se mi passi il succo di limone e puoi versarlo un po' qua. È vero che stempera proprio. Lo rende più leggero e fresco. Aggiungiamo questo sughettino. Guarda che meraviglia. Mamma mia, guarda. Adesso decoriamo il piatto insieme. Metto degli stecchini. Poi aggiungeremo una fogliolina di menta e un po' di olive di Gaeta per dare un colore carino sopra all'involtino. Tu una spolverata di origano lo metteresti? Che dici? Io direi proprio di sì. È arrivato il momento di assaggiare. Finalmente. Le forchette e tu porta i calici, perché ecco, così scopriamo. Vai, se effettivamente ho scelto bene oppure no. Che buono. Super fresco. Buonissimo. Allora, sentiamo subito. Quando ancora abbiamo il sapore del cibo in bocca. Io direi che... È vero che sai sta cosa? Bene? Ti ripulisce subito la bocca? Sì, perché è molto abbrumato. Esatto, ti aiuta a togliere il sapore così che puoi mangiare. C'hai voglia di... Esatto. Buonissimo, hai fatto veramente una scelta bello, eccellente. Contenta. Però a questo punto devo chiederti, per i nostri amici che ti stanno seguendo, dove possiamo acquistare qui a Roma, visto che stiamo registrando a Roma, questi vini naturali? Ovviamente, ragazzi, non posso che parlarvi del vinificio. Ha solo vini naturali. E è stata proprio una sfida per noi. Ci sono tantissime cantine, quindi tra l'altro spero anche che andremo insieme. Beh, io vengo a trovarti al 100%. E anche voi, mi raccomando. È pazzesco. Un piatto incredibile. Senti un po' se con i piselli... È vero, ci sono i piselli. Ho bene. Vado così con la forchetta. Ma è tanto per noi, vai. Ottimo.
È proprio un secondo piatto per un pranzo incredibile. Buonissimo, complimenti Fede. Io sono strafelice di averti cucinato questo piatto, anzi l'abbiamo fatto insieme e che ti sia piaciuto. Ti ringrazio di essere stato grazie qui con me. Grazie a te. È stato veramente un onore, un grandissimo piacere. Grazie. Per me, grazie. E noi ragazzi ci vediamo alla prossima puntata.